Ciao a tutti amici di Inside Two Games, oggi siamo sul nostro bel Rainbow Six Siege e partiamo subito con l'attacco. Era da un po' che non vi portavo Rainbow Six e adesso vediamo un po' come si mette. Intanto qua già stanno sparando un po' tutti a caso, sparo anche io. Liberato lì una finestra. Eh sì, infatti già da questa parte stanno sparando e vabbè. Già siamo 5 contro 4, ragazzi e ragazze. Vediamo un po' ora come si mettono le cose. Tanto uno dei nostri è morto, ma vabbè, io intanto sorveglio questa zona. Perché siccome come ho aperto la barricata qui, che ho liberato la finestra, subito mi stavano sparando, vedo un po'. Tanto vediamo un po' se esce qualcuno. Cambio lato. Vediamo un po', sto facendo tipo da cecchino esterno, anche se non ho l'arma da cecchino, però. Eh sì, è tempo di spostarci, vediamo un po' da questa parte che cosa c'è. Spariamo tutto qui, ricarico. Andiamo così. Lì intanto ho segnalato qualcosa. Facciamo un giro da questa parte, non c'è niente, c'è solo questo mio amico per terra, ma non so se riesco a fare il giro e ammazzarlo proprio perché tanto lo usano come esca, da come ho capito. Vediamo un po' se riesco a salvarlo. C'è qualcuno qui. Vai che ti salvo, vai. Alzati. Vai così. Andiamo, 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 andiamo. Vediamo un po' su, su, su. Sono stato individuato. Adesso non so se c'è qualche telecamera qua nei dintorni oppure c'è qualche drone glitchato, nascosto. Vediamo. Eccolo qui. Bastardo, volevi uccidere i miei amici, eh? Ok. Vediamo un po'. Lo so che è brutto sparare alle spalle, però. Oh, questo è il gioco. Quando si fa il faccia a faccia e tutte le cose varie, ok, ma se sbuca uno dei lati, cioè dalle spalle, che facciamo? Non lo spariamo, è ovvio. Intanto ne approfitto per dirvi, intanto io sempre scruto un po' la situazione, intanto mi sa che ho sbagliato a rompere il vaso, è peggiorata la situazione. E intanto ne approfitto per dirvi ragazzi e ragazze, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanella e round vinto. Attivate la campanella e a breve penso di far uscire qualche altro gameplay di COD, perché ne avevo registrati un paio, non avendo tantissimo tempo a disposizione. Se volete vedere un gameplay di un nuovo gameplay di COD, mi scrivete hashtag COD World War 2. Se invece volete vedere un altro gameplay di PES, siccome vi è piaciuto tanto il video che ho messo di PES, come ho visto, e vi ringrazio di cuore, scrivete hashtag un altro match di PES e poi mi dite voi le combinazioni disponibili della demo, perché non ci stanno tante squadre, cioè non ci sono tante squadre, quindi italiane mi sembra che c'è solo l'Inter. Intanto detto questo, adesso dobbiamo difendere. Metto una bella barricata qua nel bagno. Opla. Un'altra barricata qui, rinforziamo qua il muro. Olle. Via. Di qua non si può rompere. Di qua ci si può camperare una meraviglia. Sempre stando attenti alle botole lì sopra. E a breve porterò anche, se riesco, tempo permettendo, cercherò di portarvi anche qualche match sulla nuova mappa di Rainbow Six Siege, perché è uscita la nuova mappa, anche i nuovi operatori. Per quanto riguarda i nuovi operatori, ragazzi e ragazze, non ho ancora i punti fama a disposizione, però
cercherò di, insomma, di racimolare punti fama, poi più avanti cercherò, ecco, di portarvi anche i nuovi operatori, però lasciando stare i nuovi operatori, che tanto poi se volete ve li posso anche spiegare poi più avanti che cosa comprendono. Però invece per quanto riguarda la nuova mappa, come riuscirò a portarvi la nuova mappa, insomma, cioè come mi darà la nuova mappa in sessione libera, perché per la classificata sto ancora radunando la squadra. Intanto uccisione epica, ragazzi e ragazze, uccisione epica, vai così, uccisione epica senza guardare. Andiamo così. Qua c'è qualcun altro. Fammi vedere un po'. Fammi vedere se c'è qualcun altro. C'è subito Smoke con la sua granata fumogena qui. Anzi, la granata velenosa. Intanto, Bersaglio non ve individuato. l'ho detto all'inizio, intanto sto giocando con la mia amica qui, che è proprio a fianco a me, però purtroppo non ha il microfono attaccato, quindi poi per i prossimi match, ecco, cercherò di portare anche la sua voce, perché stiamo giocando insieme, ma ha avuto problemi col microfono e quant'altro, quindi ascolterete solo la mia voce. Vediamo un po'. Lei qua sta calma a fianco a me che non spara. Io sto qua camperato. Bella situazione. Però io so che dovrebbe venire qualcuno da questa parte, perché ho sentito qualcosa. Basta che scena una testolina. Intanto avete visto? C'è stato uno sparo, quindi se c'è stato uno sparo qui di sicuro dovrebbe uscire qualcuno. Vieni, vieni. Dai, dai, l'ho ferito, dai, dai. Come ha fatto a non morire? Non dico headshot, ma cioè almeno il ferimento, queste cose qua. Dove sei? Dove sei? Ah, subito smoke qui. Attenzione, attenzione, attenzione. E qui la vedo brutta. Non so se riesco a fare un kill no look. Meno male è passato. Ah, no, no, no. Granata accecante. Vediamo un po' di risolvere subito la situazione. Intanto non mi sono mosso. 10 secondi e via. Vogliono spararmi. Ti fermo per 5 secondi. Aspetta. Eccoti qua. Via. Hanno rinunciato alla protezione Ferimento. del contenitore. Eh no, quella kill è mia, eh. Quella kill è mia. Attenzione a quest'altro. Headshot mi sembra. Grande ferimento, dove sei? Sta cadendo la C'erano sfida. due? Due se non Sta sbaglio, cadendo, ma hanno stesi a preso il terra. contenitore Due in tempo. Vittoria ai difensori. se non sbaglio. Ho uno, due ragazzi e ragazze. Non capisco tanto bene adesso dall'inquadratura. Anche perché dall'adrenalina non ci ho fatto proprio caso. Vediamo un po'. Eh sì, siamo passati subito con il terzo round e abbiamo il match point. Adesso cerchiamo di non far sì che la situazione si capovolga, per quanto riguarda che non è la primissima volta, sia io e anche altri, che capita la situazione da 3 a 0 a 5 a 3, però. Oppla. Dai, 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 dai. Tanto se non sbaglio, la mia amica anche sta procedendo bene. Andiamo, andiamo. Poi casomai passate anche. Vi ricordo questo, di passare sia dal canale della mia amica Rebby e anche dal canale della mia crew Stellaud Web TV, del mio amico Diego. Tanto sta telecamera. Ah, no, 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 no. Chi
chi è che ti ha sparato? No. Eh no. C'è qualcuno qui. Vediamo se posso vendicare. Vediamo un po'. Io intanto carico. Poi cercherò di portarvi un bel match proprio con... Ecco, ecco. Grande. Cercherò di portarvi anche un altro bel match proprio con full team, insomma. Sia con la mia crew, anche con il mio amico Diego, che fa sempre parte della crew. Con la mia amica, però, questa volta speriamo di far funzionare anche il microfono da parte sua. Sono stato individuato, ma non so da dove cavolo sono stato individuato. E lo so che state pensando che adesso sto un po' troppo camperando qui in quest'angolo, ma cioè non posso farci niente perché le zone sono queste, questa qua e la mia sinistra. Tanto vediamo un po'. Io intanto sto mirando. Vediamo un po', vediamo un po' di qua. Io perché? Voi non credo che sentite. Non credo che sentite, però io sento passi, sento tipo quando si rompono barricate. Mi conviene mettere il drone perché sto sentendo da 3 ore. Tipo che si rompono barricate quando si fanno i buchi nei muri, queste cose qua. Qua c'è qualcuno. Di qua più che altro sentivo qualcosa. Eccolo qua. Aspetta, cerco di indebolirlo se riesco. E vai. Via. Testa. Headshot col drone mitico. Vai, 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 vai. Oppla. Dai, 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 dai. No, no. Stavo proprio per dire questo. Immaginate tipo. Tipo il. La kill col drone. Purtroppo da qua devo stare attento, devo stare attento. Dov'è? Non lo vedo. Se sei morto. Carico. No, come round 3 perso? No. Ah, ecco perché io sono riuscito a beccare questo, ma c'era ancora un altro dentro, lo so, dovevo rushare un po' più velocemente. Vabbè, round 4, dobbiamo difendere. Ancora match point per noi. Prendo Rook. La mia amica ha preso Bandit. Altri hanno preso Capcan, Smoke, Pulse. Metto lo zaino qua. Ci corazziamo per bene. Andiamo. Opla. Metto una bella barricata qua. Rinforziamo sto muro. Di qua. Già ci stavo pensando loro. Non mi hanno dato nemmeno il tempo di muovermi. E intanto prendetevi la corazza qua. E qua era utile un po' Castle, sinceramente, perché barricavamo qua con quelle barricate più resistenti, quelle là tipo bianche che c'ha Castle. O Castle, se proprio vogliamo fare la pronuncia inglese. E niente, intanto dobbiamo mettere per forza le barricate standard. Andiamo. Tanto io non me ne sono reso conto, ma loro già avevano, cioè già sono nella fase d'attacco. Mentre io cincischiavo, perdevo tempo, destra e sinistra. Speriamo che non hanno preso Fusi. Fusi, là o Fusi. La mia amica qua sta camperando qua dietro. Io ci voglio passare anch'io qua dietro. Sali lì. No, non riesco a bicciarmi. No, vedo già. Sì, qua, come avevo detto io. Speriamo che non... Ah, ma mi hanno sparato. Vabbè, Fuse, che avevo detto io. Speriamo che non arrivi a Fuse con le bombe qua. E vabbè. Round 4 perso. Sto nano qua.
che ci sta dando fastidio. Dai, io l'avevo detto, l'avevo detto. Match point ai supplementari, per forza, non so chi prendere. O prendo Tachanka per camperare, metto con la mitragliatrice fissa, oppure mi prendo, che ne so, Castle o Pulse. No. Vabbè, ho preso Abbastanza, Tachanka. dobbiamo Vediamo un proteggere po' il come vanno le contenitore del cose. rischio. Vediamo. Filo spinato qui. Cerchiamo di mettere un altro filo spinato anche qua. Ok, perfetto. Qua non si può barricare. Sì, si può barricare. E si è buggato. Vai. Mi sa sempre che la mia amica ha preso Bandit. Mi sa. Perché se ricordo bene, i suoi personaggi preferiti erano Bandit e anche Twitch, se non sbaglio. Per quanto riguarda me, ormai chi mi segue lo sa che i miei personaggi preferiti su Rainbow Six sono Twitch Rook, Pulse, Kestrel, cioè un po' tutti sinceramente, però proprio principalmente Twitch per quanto riguarda la fase d'attacco e Rook per quanto riguarda la fase di difesa. Intanto vediamo un po', se metto la mitragliatrice fissa qua. Vai. O io o qualcun altro. Vediamo un po' di ammazzare qualcuno. Ma anche perché è un peccato, siccome eravamo io, l'ho detto. No, 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 no. Intanto, vabbè. Non è che mi trovo tanto, non proprio con l'arma in sé, ma col mirino, perché se non sbaglio Tachanka ha tutti i mirini così. Avete visto? Cioè io a questo qua non l'ho proprio visto, Glatz, non l'ho proprio visto. Sconfitta a sorpresa, vabbè, mi dispiace solo per quanto riguarda, sono partito in quarta proprio a mille per quanto riguarda i primi round, poi la squadra ha avuto un piccolo calo e purtroppo. Va bene ragazzi e ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mi raccomando spolliciate, mettete tanti like, spolliciate mi raccomando. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Passate sia dal canale della mia amica Rebby e sia dal canale del mio amico, della mia crew Stelo The Web TV, che a breve uscirà anche sul canale della mia crew, uscirà una nuova rapina. Per quanto riguarda, siamo arrivati con Trevor, con la rapina di Trevor se non sbaglio. E mi raccomando, passate anche da loro. Fatemi sapere sotto nei commenti se volete vedere qualsiasi LTS, Deathmatch o walkthrough, perché fino ad ora non ne ho ancora fatti, però se volete vedere qualche walkthrough di qualsiasi gioco fatemelo sapere in descrizione. Se volete vedere o un altro match di Rainbow Six o di COD, del nuovo COD, perché ho conservato alcuni gameplay ancora, oppure se volete vedere ancora un altro match, ma in questo caso un'altra partita di PES, fatemelo sapere sempre sotto nei commenti. Ci vediamo alla prossima, grazie sempre per il supporto. Ciao da Inside Two Games.